Oggi una ricetta tipicamente italiana, nata in Liguria ma apprezzata in tutta la penisola. Sto parlando delle zucchine ripiene di tonno, capperi e acciughe, dette anche zucchine alla ligure. Si tratta di un secondo piatto travestito a volte da antipasto e a volte da contorno. Esistono innumerevoli versioni e voi non perdetevi la mia, con le zucchine, ligure, dette trombette. Ingredienti: 600 g di zucchine trombette liguri oppure 4 zucchine piccole. 100 g di tonno parzialmente sgocciolato, 2 filetti di acciughe, 20 g di capperi, prezzemolo, basilico, 20 g di pane grattugiato, 20 g di parmigiano grattugiato, 50 g di ricotta fresca, 20 g di pinoli, sale quanto basta. Come vi ho anticipato, in questa ricetta utilizzeremo delle zucchine molto particolari, delle zucchine liguri lunghissime, questo è un esempio, che differiscono da quelle classiche, quindi da quelle piccoline, per il colore, anzitutto che sono un verde chiaro, per la scorza leggermente più dura, i tempi di cottura sono un pochino più lunghi rispetto alle zucchine tradizionali, poi la polpa è molto polposa e assomiglia vagamente, ricorda molto quella delle patate, proprio perché risulta molto compatta. Quindi io mi sono già portata avanti e ho tagliato la zucchina in 4 pezzi, ogni pezzetto l'ho tagliato poi in 2 e questo è il risultato, l'ho lessata in acqua bollente, leggermente salata, per circa 10 minuti. Come vi ho detto prima, i tempi di cottura sono un pochino più lunghi rispetto a quelle alle zucchine tradizionali. Se non avete a disposizione questa particolare tipologia di zucchina, potete usare quelle tradizionali, però i tempi di cottura sono più corti, di circa 4-5 minuti sono più che sufficienti. Prima di farvi vedere come scavare le zucchine, vi suggerisco di mettere in ammollo del pane raffermo, tagliato a dadi, vedete, in un po' di latte e lo lasciamo lì in modo che si ammorbidisca, magari lo rigiriamo di tanto in tanto. Come vi dicevo, scaviamo le zucchine perché poi dovremo farcirle, quindi con un coltellino oppure con uno scavino pratichiamo un'incisione, poi rimuoviamo tutta la parte centrale e la riponiamo in una padellina. Ho dunque sistemato le zucchine all'interno di una teglia in Pyrex, intanto il forno si sta preriscaldando a 180 gradi ventilato. Nel frattempo ho sistemato la padella sul fuoco, prendo un mestolino e aggiungiamo il tonno parzialmente sgocciolato. Come avete potuto notare, non vi ho suggerito l'utilizzo dell'olio perché utilizzeremo una parte di quello contenuto nel tonno e poi aggiungiamo anche le acciughe, che sono molto ricche di olio, le acciughe sott'olio, insieme ai capperi. Sapete, le versioni delle zucchine alla ligure sono innumerevoli, però i più tendono ad aggiungere le uova, cosa che io non faccio, ma sostituisco le uova con la ricotta, che aggiungeremo in un secondo momento. E poi molte persone suggeriscono di tritare tutto il composto. Io invece vi suggerisco semplicemente di passare il tutto in padella, perché mi piace sentire proprio il pezzettino grosso e non frullato, non la crema. Però ovviamente se gradite la crema non dovete fare altro che frullare il tutto. Possiamo unire la ricotta, sono circa 50 grammi, quindi una dose piccolina che ci serve principalmente per legare. Amalgamiamo, aggiungiamo anche il pane ammollato nel latte. In un padellino invece tostiamo i pinoli per farne esaltare l'aroma. Adesso la padella si sta scaldando piano piano e poi i pinoli li aggiungeremo al nostro sughetto di farcitura. Ci siamo dopo circa 5 minuti, questo è il risultato. Possiamo intanto aggiustare di sale, non mettetene troppo perché ovviamente abbiamo messo già le acciughe, i capperi e il tonno, che sono molto saporiti di per sé, anche le zucchine comunque le avevo cotte in acqua già salata. Aggiungiamo i pinoli tostati e il trito di erbette aromatiche, io ho scelto il classico basilico e prezzemolo, il trito è anche molto buono con l'aggiunta di maggiorana.
possiamo togliere tranquillamente dal fornello ed amalgamiamo con del formaggio grana o del parmigiano ancora meglio e con tanto pane grattugiato quanto basta fino ad ottenere un composto un po' più sodo e compatto. Procediamo con la farcitura. Non dobbiamo far altro che inserire la farcia all'interno del sulco che abbiamo creato. A questo punto possiamo ultimare la superficie, vedete, con quello che è rimasto del formaggio grana o del parmigiano e con un pochino di pane grattugiato. Se invece avanza, perché avanzerà inevitabilmente, un po' di farcitura, come in questo caso, vedete, potete aggiungere proprio un po' di formaggio grattugiato e pane grattugiato, mescolare il tutto e realizzare delle polpettine e magari abbinare queste polpette a una verdura ripiena. E adesso possiamo cuocere in forno già caldo ventilato a 180 gradi per circa 20-25 minuti o fino a doratura. Potete anche mettere la funzione grill per velocizzare i tempi. Vi è piaciuta l'idea? Se vi piace potete replicare la ricetta sostituendo o utilizzando un altro tipo di verdura, ad esempio potete farcire dei peperoni, dei carciofi, se vi piacciono le cipolle e così via. Insomma, divertitevi a creare la vostra verdura ripiena preferita. Grazie per l'attenzione, un saluto, alla prossima!